Ma l'importanza è elevata sicuramente, anche perché molti di questi episodi di violenza, e lo abbiamo imparato molto bene dai ragazzi con i loro progetti che abbiamo visto negli anni scorsi. Dicevo, molti di questi episodi poi in realtà sono una sorta di seconda generazione di quello che si era vissuto magari a quest'età, cioè chi magari ha subito violenze o ha visto violenze nella propria famiglia da adolescente e dopodiché ripropone questi comportamenti. Quindi il fatto di affrontare con un audience di ragazzi, adolescenti, l'argomento violenza familiare contro le donne, diciamo che è un passo che permette anche una sorta di poi di prevenzione, permette anche di appunto impedire poi che più avanti questi comportamenti si ripropongano. L'altro punto per cui è importante parlare con i ragazzi è anche l'effetto segnalazione, perché questi ragazzi magari noi a scuola lo possiamo intuire, magari ce ne accorgiamo da alcuni comportamenti che loro hanno, questa situazione magari la stanno vivendo in casa. E quindi il fatto di sapere che cosa fare, come comportarsi, come aiutare magari la propria madre che sta vivendo questa situazione, ecco, può essere veramente di aiuto per permettere di uscire da una situazione molto molto complicata che si sta vivendo in casa e quindi risolverla.